Grazie e benvenuti in questo nuovissimo video di Hello Neighbor. Siamo tornati e questa volta qua, nello scorso video abbiamo raccolto il grammofono verde, ma oggi raccoglieremo anche il grammofono rosso. Mi sono informato meglio e ho scoperto che il globo, se non sbaglio, bisogna metterlo nel freezer, non nel frigo, e che il generatore sia spento o acceso, non mi ricordo. Però adesso che mi sono informato possiamo fare la cotta del globo. Ui! Che glitch strani che c'è sto gioco. Ma ci dobbiamo sbrigare perché il globo si scongela in un minuto. Bisogna metterlo in questo schifo di coso. E andare... Beh, almeno il vicino non si trova qua. Allora, dobbiamo salire e dovrebbe essere congelato. Se non è congelato è perché o ci abbiamo messo troppo tempo o perché c'è qualcosa di sbagliato. Il generatore deve essere acceso. Quindi abbiamo due piccole missioni da fare: riattivare il generatore. Tanto la keycard l'abbiamo già presa, abbiamo già aperto tutta la porta del vicino. L'unica cosa che dobbiamo fare è prendere le ultime cose, cioè i poteri. Ho scoperto che non è che è così libera, devi pure prenderti i poteri con le altre chiavi. Infatti, cos'è il resto della casa? Qua mi sa che bisognava accendere e adesso dobbiamo trovare il punto che è quello. Bene, ho già fatto una figura di schifo. Andiamo a recuperare il globo. Recuperare il globo, rimetterlo in freezer perché, come vedete, si è sghiacciato in meno di 5 minuti. Ve l'ho detto, si sghiaccia in un minuto, quindi bisogna anche fare questa cosa velocemente. Per mettere il globo lì... Il pavimento lì diventa ghiacciato, allora mettiamolo in freezer. Aspettiamo 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso che il globo si è congelato completamente, dobbiamo portarlo alla casa del vicino. Almeno che il vicino non ci prenda, dovremmo riuscire a fare la missione in santa pace. O che il vicino sia qui nel vicinato. O che mi disturbi mentre io stavo facendo questa missione. Allora, il globo... Fanculo! Mi riprendo il globo e me ne vado da questa casa. Allora... guardalo, guardalo, arriva pure da lontano. Allora, dobbiamo trovare un modo per espellere il vicino da questo posto. Rimettiamolo in frigo perché così si ricongela. Dobbiamo trovare un modo per distrarre il vicino. Deve rimanere fuori per un sacco di tempo. No, è rientrato proprio da... Dobbiamo trovare il momento giusto in cui il vicino è fuori, in modo che non mi rompa. O che è impegnato a guardare la TV. Se è impegnato a guardare la TV, quello non mi potrebbe fare quasi niente. Basta solamente che vado furtivamente quando sono vicino a lui. Io provo a fare la missione adesso. Non me ne frega niente. Irruzione nella casa del vicino. Palle, ma proprio in quella stanza deve andare quel kebabaro che vende i panini. Proprio in quella stanza, ma nella proprio la stanza in cui devo andare io ci va lui. Chiudiamo di nuovo e aspettiamo che il vicino se ne vada dalla sua umile casa per la seconda volta.
già fuori. Si sarà buttato dalla finestra come fa sempre. Se non fa sport. Quindi se me lo trovo in casa è perché sto con un pazzo. Se me lo trovo in casa è perché è dotato di teletrasporto. Mi sa che... è già tornato il vicino, è diventato Aima Jeeves. Allora, dai miei calcoli dovrebbe essere congelato. Se non è congelato, c'è qualcosa che non va. Come fa a non essersi congelato? Per me ci abbiamo messo troppo tempo di... fatto la figura di schivo perché ci ho messo 2 ore. Ma non si sa il perché non riesco a riuscire a far completare una missione. Oh, 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 pacul, 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 abdu, abdu. Oh. Ciao vicino, ti fumo una sigaretta in faccia. Missione attuale, recuperare il seguente globo. Vicino, i piatti, io vado. Non so perché la missione del globo non viene compiuta. Dobbiamo trovare il modo di come... cioè il globo mi sa che non si inserisce correttamente, per questo che non fa. Cioè dobbiamo capire il motivo perché il globo non funziona. Perché è impossibile che il globo non funziona. Ho provato tutti i modi, ma il globo non ne parla. Non se ne parla. L'unico modo è usare un altro glitch stupido di Hello Neighbor, ma non ce la farei mai, poiché è quasi impossibile fare glitch in quell'area che c'ha uno spazio minuscolo, cioè quasi impossibile da usare. Quindi ci vorrà molto più tempo di quello che io penso. Anche per le rallentazioni del nostro umile, schifoso... fanculo, fanculo, fanculo! Ti chiudo la porta in faccia, eh! Calmo, 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 calmo! Che mi cani da guerra! Devo rimettere ancora sto coso in frigo per la 500esima volta! Dovrò di picchiare quel coso in faccia. È venuto in faccia. È venuto in faccia, pensavo che... strabiliante, il vicino non è in casa, allora gli spacco la finestra. Bang! Bravo, non glielo manco spaccato. Ora! Ma che palle, proprio quando io devo fare il globo. Kid! Oh, ti sparo! Per la 500esima volta, missione del globo. Adesso mi arrivo. Gli lancio una TV altrove! Ma andrà a controllare mentre io invece vado a farmi il caffè. Bene, prendiamoci il globo, quello è uscito. Se me lo trovo in casa chiami i carabinieri. Già mettere un globo in un posto è un'impresa impossibile. Pensate scappare da un vicino stupido con i pantaloni a pixel. Ah, quanto stupido. Sento che sta trasportando, forse ci ho acceso. Se si è acceso ci godo. Se non si è acceso è... cioè, il tempo è poco, ci ho messo, quindi dovrebbe... e come immaginavo non ha funzionato. Vediamo un glitch di Hello Neighbor. Spang! Manco il super jump, funziona, serio?
è in quel posto e non è corretto. Non lo dite a nessuno. Skip usando il super jump. No, il super jump non ha... Ah, perché devo usare l'ombrello col super jump. Questo si chiama super jump. Ah no, è vero, c'è un problema. È praticamente un super jump che dura di più, ma che è meno veloce. Allora, via! Sono caduto in acqua facendo una figura di schifo. Meglio chiamare i carabinieri. Spring! Ho capito perché non funziona. Perché la sveglia blocca tutto. No. Quello non sale. Vabbè, io vado. E sono caduto. Ci riprovo tra un attimo, giusto? Dicevo, sono tornato. Siamo qui. Allora, dai miei criteri di ricerca, un altro glitch semplicissimo di Alonibor è questo. Ta ta ta. Ta 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 ta. Sì. Non vedo l'ora di vedere che musica fa. Ho ragione, per questo che ci sento una musica di schifo quando io... E poi... Devo arrivare dove c'era la chiave inglese rossa, vi ricordate? L'avevamo presa grazie... Ah, è vero, anche qua possiamo usare il grammofono rosso. Buttiamo la terra. Morite! Piante! E non ci vado. Punto. Sì, lo so, dovrete soffrire con sta musica per un po', non so neanche io il perché. Allora. Oh no, c'è un problema molto serio. Allora, spegni sta musica che è già rotta. Oh, come c'è il vicino. Allora, ecco la chiave inglese e non l'abbiamo ancora presa, quindi dobbiamo usare il glitch del magnete. Se non funziona il glitch del magnete è perché c'è un problema. Se mi cadevo era un fico secco. Non so perché, ma non mi funziona. Il modo alternativo per raggiungere il tetto, ci sono due modi. Il modo condizionale. Ma che sto dicendo? C'ho dei problemi a cosa? No! Quello stiamo parlando di addio, sono morto, sono vivo. Allora, obiettivo: prendere qualcosa di magnetico nelle vicinanze. Oh, ho trovato la fonte. Ah, ecco. Magnet testing. Adesso che abbiamo fatto il magnet testing, dovrebbe essere... Andiamo, sai cosa? Uso il glitch delle due sedie. Sì, si chiama proprio glitch delle due sedie. Italo disco, io preferisco, ma solamente questa non è Ibiza. Se sei il corrotto è una cassa dritta. Vabbè, lascia stare. Faccio così schifo che non so fare un tiro così semplice. Pum, 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 pum. Immaginate se mi sento che se sento questa musica tra 5 secondi. Immaginate già cosa succederà. Tum, 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 tum. Qua non mi può raggiungere, se mi raggiunge il vicino un pazzo. Se mi raggiunge il vicino un pazzo seriale. Devo trovare un modo di trasporto.
Peccato che non c'ho il doppio salto, perché sennò l'avrei già fatta sta roba da mezz'ora. Vedo perché non ci sono andato in quella zona, perché c'era un riquadro molto inquietante che mi sta rimanendo nella testa, peccato. Oh no! Non posso lasciare il grammofono verde. Se voglio usare i grammofoni ho bisogno di entrambi i grammofoni. Quindi devo buttare l'oggetto più inutile che trovo. Dato l'ombrello poi lo posso... Spang! Perché non va? Ah, perché c'è 18. Oh, è vero, ma posso usare l'ombrello per salire. Guarda semplicemente questo. Usando la logica di tutte le canzoni di Jolier, sono arrivato che l'ombrello mi poteva far salire senza problemi. Guardate. Sì, non facendo dei bug assurdi, ma vabbè. Spam! Spam! Allora, sai cosa ci rinuncio? E spam! Il super jump non ha funzionato perché ho fatto una stupidata assurda. Fai il super jump usando una stupidata assurda, ti viene una stupidata assurda, come vedi. Ho bisogno di un oggetto più piccolo, come le box. Vado a prendere una box perché voglio giocare a box. Lasciamo questo. Sì, lo so, sono entrambi oggetti utili, ma ne ho veramente bisogno. Rimuoviamo la sedia e mettiamo la scatola, in modo che possiamo portare tutti gli oggetti senza fare una piramide egizia di 257.000 anni fa. Spang! Ma non va! Spang! No, non è andato di nuovo. Spang! Serve un oggetto molto piccolo, come i vasi canopi. Va presto, ho trovato l'oggetto. I vasi canopi sono i vasi migliori dell'universo per saltarci. E spack! Il binocolo. A posto, ho trovato l'oggetto, il binocolo, è perfetto il binocolo. Niente può battere il binocolo nel super jump. Scatola! Grazie. Facendo figure di schifo per mezz'ora non ce l'ho fatta. Spang! Spang! Facendo i super jump per mezz'ora non ce l'ho neanche fatta. Dov'è il vicino? Dov'è che lo sento ringhiare come un pazzo? Vai. E onestamente non c'ho altro modo. Proviamo con sto coso delle zabette. Che ti posso dire? Uso le robe delle zabette, perciò altro. Dio binocolo, benvenuto vaso e spang! Non funziona perché? Perché il vaso delle zabette. Il vaso delle zabette non funziona come invece. Spang! Ah, è vero, super il jump, però non è alto. Spang! Oh, ma non ci credo che con un glitch sono riuscito a prendere una cosa. Perché non so se lo sapete, ma se andate con un oggetto piccolo travolgendolo, su Valor Neighbor succede che voi fate un super jump stranissimo, oppure schiattate. Ci sono due versioni di come usare questo oggetto. Mi dico, più che avere perso, io avere incastrato. Allora, butto il magnete qui vicino. Riprendere 5 cellulare nella tutta cosa, baby, lo richiamerò. Ballo la samba con... Vabbè, lascia stare. Bang. Oh. Oh. Ho fatto una figura di cacca, ecco. Ecco. Ho fatto un'altra figura di schifo, perché non ho capito niente della lore di questo gioco. E perché mi fa schifo la lore di questo gioco.
culo, fanculo, mi ha trovato di nuovo! Di nuovo! Guardalo lui con la sua, con i suoi pantaloni a pixel! Non ci dia neanche a pixel! Dai, per favore, di chi entra? Quel pazzo. Fa culo, fa culo, Abdul, 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 Abdul. Spang! Pensavo di potermi prendere. Okay. Esci? Esci? Ah no, si va a riposare, basta. Io picchio. Datemi una tigliera. Datemi armi brutali. Ha volato a caso, non so perché. Armi da usare contro... Che vuoi? Boh, il vicino ha detto di sì, io ci vado. Io ci entro da qua. Faccio prima perché spreco 250.000 ore. Dobbiamo andare sul seguente tetto. Aspetta! Lo so che hai paura, ma non piangere. E non ci... C'è questo. Cioè mi stai dicendo che è così serial killer? Oh oh, quello pazzo. Io ho un pazzo. Oh fuck. Sono nella... Perché non aspira? La fine l'avrete già capita. No, no, no. Che palle. Ah, lol. Ho glitchato tutto il gioco. Ah, ah. Una strada. Aspetta, vediamo cosa è questa strada. Ho già visto altre stanze segrete che non posso dire. Fanculo, fanculo, fanculo. Beh, io mi sto nascondendo. Questo qua ci avrà la vista X-ray. In caso spengo e vado a giocare. L'idea migliore per me è uscire. Lo sapevo che non era... Lo sapevo! Lo sapevo! Ma che stupido, non mi ha notato. Anzi, sì, mi ha notato ancora meglio. Dov'è? 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 Non c'è. Allora entro in casa. Fanculo. Basta. Ti chiudo la porta in faccia! Via! Devo salire sopra il tetto per scoprire il mistero. Non vedo l'ora che sto qua, se ne va a guardare la TV, io vado a fare Las Vegas. Ma cos'è? Perché ti guardi in alto in giro? Esce? Esce per una santa volta ogni 257 mesi? È uscito. Ma non piangere.
e non ci rimanere mai. Dove è andato? È andato a riparare la sua schifo di macchina. No, scriva! Capisco che tu sai leggere e scrivere, ma non è che perché sei uno scriba devi e tu ripari la macchina e devi venire a dire brutto sussa mongus, io ti sparo. E gli tira un pugno. Se se ne va, questa è goduria seria. C'è una canzone da... Fuoco. Ma qua sembra che vuole uscire. È come sempre vuole entrare. No, vuole uscire. No, vuole entrare. No, vuole uscire. Non si capisce dove vuole andare. Vuole entrare o vuole uscire? Oh, ma cos'è? Cos'è? Mi vedi da 200 metri miglia. Capisco che sei un'AI avanzata, ma non è che mi devi distruggere ogni 5 secondi. Andi, sapete cosa? Andiamo nel menu, andiamo su impostazioni, andiamo su il vicino ed è pure in modalità amici. Ho uscito di casa. È uscito di casa finalmente dopo 200 richiami. Perché dobbiamo andare in quel posto lì segreto che io ho detto. O almeno non segreto. Quel posto lì sul tetto in realtà. Allora. Allora, sono sulla strada giusta. Adesso dimmi per favore che la calamita funziona. No, perché lì funziona e qui no? C'è un glitch che di solito funziona. Non capisco, di solito la prende. Ma proprio quando io faccio il video non mi funziona. Proprio quando io faccio il video non mi funziona. Per me faccio solo una figura di schifo e basta. Non c'ho voglia di ritornare poi lì dopo 2 ore. Si è bloccato, non lo vedo più passare. Ah no, è lì. Su, dai, quando ci vuole. Perché non lo prende? Imparo il parkour.
parkour dello Neighbor fa schifo. Questa è la stanza no armi. Ma quello è un pazzo. Mi sa che lo devo esercitare sul lancio di metallo. Si è indebolito. Mi sa che dipende dalle cose che c'è nell'inventario. Meno cose c'è nell'inventario, più ti aspira. Adesso ho capito. C'ho le due cose fondamentali. C'è praticamente solamente quell'essa che mi servirà quando avrò preso la chiave, la cosa rossa. È ancora qui? Io come uno stupido per fare sta coda non ho portato l'ombrello. Mi hanno solo nella cacca, non si prende. Io clicco, lo sentite? No. Vediamo quanto ho registrato. Sembra attualmente 32:20. Continuiamo ovviamente. Allora prepariamo. Raga, dobbiamo prendere, ma non prendere niente perché non funziona. E certe volte non so perché non funziona. Abbiamo fatto la figura di me. Ah, qui c'è il codo. Il mio ombrello! My umbrella. Ah, ecco due, non mi umbrella. Tanto di esso. Tutto qua è pazzo, mi dà 200. Non so perché non me le prendo le cose. Bene, ora dopo 200 anni, dopo 200 anni, ci provo l'ultima volta e non me la prenderà più. Ciao, ciao ragazzi.